gli ordini, a insegnarti la strada. Consigliere Danilo Magliocchetti della PDL, che si è speso molto in questi ultimi tempi anche sulla stampa sul tema degli oneri concessori che non sarebbero stati incassati, a quali annualità si riferisce? Si tratta di situazioni pregresse che non lo dice soltanto il consigliere Magliocchetti, ma lo dicono da anni il collegio delle revisioni dei conti. Rispetto a quanto preventivato, l'amministrazione non riesce mai ad incassare effettivamente il dato reale. Si tratta di entrate virtuali e mai reali. Lei si riferisce anche alle lottizzazioni di 20 anni fa per le quali non sono mai stati incassati gli oneri concessori? Non sono in grado di fare questo genere di affermazioni. Io mi riferisco a quello che dicono i collegi e i revisori dei conti praticamente da quando io sono stato eletto consigliere comunale, ovvero sì, dal 2007. Benissimo, l'anno scorso, se non sbaglio, sono ritornate le gru a Frosinone, è stato approvato un piano di espansione urbanistica per 1,5 milioni di metri cubi. Quanto era preventivato e quanto è stato realmente incassato? Questo bisognerebbe chiederlo alla struttura, non a me. E allora come fa a fare polemiche se non è in grado di citare i numeri? Io mi documento su quello che c'è scritto dalla relazione dei revisori dei conti. Ah, quindi le sue polemiche sono semplicemente basate sulle opinioni, sulle osservazioni dei revisori. Non sono opinioni, sono dati certificati. Va bene, sì, sulle osservazioni dei revisori. Dati certificati. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi, ci mancherebbe.